Sì, domenica appunto è la prima domenica dopo questo giorno importante, 25 novembre, e quindi abbiamo preparato appunto un qualche cosa di simile, quindi una panchina rossa proprio che richiama la violenza contro le donne, quindi è una lotta che tutti dobbiamo fare perché è un qualcosa che può toccare ogni famiglia, e quindi noi siamo in prima linea come calcio femminile a rappresentare l'importanza di combattere questo fenomeno ancora oggi molto radicato non solo in Italia ma proprio a livello internazionale. Quindi vogliamo domenica rappresentare attraverso questa panchina il fatto che tutti i giorni è 25 novembre. Calcio femminile è già di per sé una scelta importante che le ragazze hanno fatto e che spesso devono combattere con una realtà che vede questo sport non adatto alle ragazze, quindi sono abituate, sono temperate, la resilienza per loro è una cosa innata in sé, e quindi sicuramente questo aiuterà anche quando si parla di temi così delicati, così importanti e speciali come la violenza contro le donne. Considerando anche la scelta dello sport che ho fatto, mi piace molto combattere, siamo donne prima che calciatrici, quindi siamo nate per combattere in questo mondo purtroppo più maschile, e però siamo pronte a tutto. Spesso ci troviamo davanti a commenti anche di disprezzo, no, da parte del mondo, ma anche da parte delle stesse donne, perché noi calciatrici siamo visti come una categoria a parte. Siamo pronte a combattere contro tutti questi commenti e a far valere più che le parole quello che facciamo, quindi i nostri gesti.